Anche quest'anno alla chiesa di San Ferdinando in Cocenta, in Venezia, a Livorno, il presepe vivente. Gabriella Lunardi è colei che ha organizzato insieme ad altri questo momento che sta diventando sempre più articolato con una partecipazione significativa di figuranti e di persone che hanno assistito. Sì, sono ormai 10 anni che cerchiamo di organizzare questa manifestazione con la collaborazione non solo dei parrocchiani, ma soprattutto del parroco. E sinceramente non ci aspettavamo come figuranti questa partecipazione anche sentita e soprattutto anche della corale che, nonostante fosse mancante del maestro, ha pensato comunque in qualche modo di non mancare a un appuntamento che almeno io vivo già da 11 anni. Abbiamo anche il nome della corale. Sì, la corale Giovanni Sedda, che fa parte dell'associazione sarda che gravita intorno alla parrocchia e non manca mai veramente di aiutarci nei momenti che contano, insieme all'organista Enrico Servesi, che cerca di prepararci, anche se non sempre noi siamo al meglio nelle nostre esibizioni canore. Ha visto la partecipazione anche di diversi ragazzi di origine africana, una bella cosa. Sì, perché accanto alla parrocchia c'è un centro che ospita questi migranti e ieri abbiamo pensato con padre Michele e padre Emilio di chiedere anche il loro intervento, sia per fare gli schiavi, sia come avete visto per fare i magi, anche perché questa intercomunione religiosa deve un pochino essere alla base del carisma trinitario. E visto che la risposta è stata quasi in attesa, speriamo di rifarlo anche il prossimo anno o anche in altre occasioni, non c'è solo il presepe vivente.